ripeti da capo. Specifichi. L'orticello, si creano l'orticello, non governano. Cicero pro domo suo, capisci? Quindi lei pensa che loro non facciano il loro dovere o non possono farlo? Ma secondo me sono condizionati in qualche modo dall'ambiente, dall'andazzo, non solo di Torre, ma anche dall'andazzo generale della politica, della instabilità politica. E quindi ognuno cerca di fare il proprio orticello. Se fosse lei un politico di Torre, molte cose. Cosa fare? E cosa? Non mi faccio parlare, no? Sì, non mi faccio parlare. E allora parliamo un po' delle belle cose di Torre, perché questo programma nasce proprio per questo, per parlare delle belle cose di Torre. La cultura? La cultura, sì, c'è un certo movimento culturale, anche da parte delle scuole, eccetera. E abbiamo un clima che è quello che è bellissimo, come lei può vedere. Sì, è splendido. Per il turismo c'è da fare tanto, tanto, tanto. Ma questo dipende dalla popolazione, perché per poche persone, diciamo per un 10% di questa città, non va bene, vanno via. Sì, no, ma proprio la eliminano dal loro pool. Diciamo. E il resto della popolazione si adaccia a questo andazzo, un po' per paura e un po' per meno felice, perché giustamente ognuno di questi tempi bada al proprio, alla propria casa, al proprio interesse. E quindi. Va bene, io la ringrazio. Ciao. Lei si chiama, mi dice il suo nome. Io mi chiamo Franco Pegliamici. Mi raccomando, metta il like sulla pagina, parliamone. Ok, proviamo.